Serio? Assurdo. Chissà chi sta salutando. Aspetta, fa l'account di Pyra Mitra che saluta, no? Ce l'ha per caso? Ah no, è Zelda che ce l'ha, scusa. È Zelda che ti saluta. Comincia? Benissimo, comincia. Aspetta, win is fine. E top 8 losers questo, aspetta, scriviamo dai di cosa si tratta di noi. Aspetta, ho ricominciato l'Advanced State di 5, che è molto bello da vedere, cioè ma se l'hai studiato benissimo certe volte, poi soprattutto se ti prende la recovery a Pyra Mitra deve puntare a quello, secondo me. Il problema è che il disadvantage di Zelda, non avevo mai visto il Sour Spot. No, dai, bei, svegliamo. Buono. Non so perché sono su F2. No, DI. Deve esserci poco tempo per fare la DI sulla PD. Vedo tanti randomi anche bravi. No, non è detto che sia lungo. Vei, Siku è, diciamo, quando ti entri nel frullatore e ti... ti prende la stock in 3 secondi. Questione di secondi e ti prende lo stock. Ciao Macho. Tutti sono di di Monza. Macho, Alfix. Ciao Alfix. Bold da Milano. Li conosco tutti ormai. Vediamo. Tipo non prende. Lì l'avevo vista prima quell'interazione e sapeva che la combo non sarebbe entrata. Ho provato a leggere qualcosa, ma niente da fare. Ah sì? Non sapevo. Anche più di me. Per ora sta dominando Bosco. Penso che abbia scelto lui lo stage. Appunto, si usa sempre i cancel, quindi è stato molto furbo. Cioè... però effettivamente è l'underdog in questo caso, Sicco. E diciamo, non è proprio un underdog, perché con i suoi ultimi risultati... Milano, Victory Road, Ordaglia... forse neanche Bosco, a parte sì qualche volta però, ultimamente. Ma... bello il cancel al contrario. E sì, il dispense. Mamma mia che pressione al ledge. No, non muore. Bene. Poteva provare to flame, ma forse era sopra. Adesso si può provare. Niente. Sì, anche il... tenere il... sì, è un po'... non è molto... diciamo... ci vorrebbe una patch per l'up tilt di Pyra. Una 0, Bosco. Che il cambio di tag di Bosco non è una cosa da poco. Cioè il game plan. Vediamo ora che stage. Poi è capito che non c'è loro, ma l'andavamo in mezzo. Di nuovo stage. Ah, di nuovo. Quindi l'ha scelto bene. Strano. È impossibile che gli altri stage mi facessero così tanto stile. E li ho visti giocare contro prima, quindi a parte che Bosco saprà ormai qualche
qualche habit di eBay. Ma strano per me non vedere a Filippo. Soprattutto piccato da sì. Che comunque può fare i cancel anche su FD, finché non posso. Però strozza, quindi forse sono un po' più piaciuto. E in più, cioè più che altro la pressione off stage, il mix up dopo i cancel, tutto quello non può fare. E non c'è two frame, quindi neanche si prova, però si vede che un po' le delusioni di Sikko sono un po' diciamo, lo vede un po' nervoso. È in neutral contro Pitra, contro Fire e Mitra. Anche sbagliare qualche input, non è il solito, diciamo. Cioè l'ho visto a Milano, probabilmente si ricorderanno i montesi, che si è fatto l'ST a 0% contro Siron Game 5 e poi l'ha quasi portato indietro. Ah, la prima stock, cioè è stato, mentre parlavo mi sono sconcentrato, non so cosa sia successo. Per me è una cosa del che fa più paura a vederlo quando comincia a giocare velocemente, ti legge un'opzione dopo l'altra, non hai tempo di reagire perché già sei nella prossima iterazione. Sì, ma forse era anche bello quel canto. Non muore. Oh, bellissimo Dair, ovviamente questo l'abbiamo detto. L'abbiamo detto, è chiave l'Edgeguard contro Pyramid. Veramente si è visto, cioè, nell'evoluzione del meta, cioè, negli ultimi anni sembravano broken quando le giocava Spargo, poi alla fine hai visto SkyJ che gli faceva il counter off stage, allora un po' tutti l'hanno capito. Buona coverage. Ovviamente Zelda è uno dei personaggi più noche. Questa, diciamo, poteva aspettare. Non si aspettava l'aggressive option di Goshen. Però non c'è, cioè, sapeva che se non faceva niente. Buona DI, ottimo posto. Quello mi ha fatto paura, avevo paura che lo spostasse fuori dallo stage. Spell ledge. Ha provato il fair, se il tavolo su Sucker Sweet Spot ovviamente era la mia. E qui invece ottimo, bellissima read dell'Air Dodge. Sicco prende il secondo game, 1-5. Davvero, aspetta. Io pensavo che fosse stato Bosco a piccare. Anch'io. Ma forse era stato. Hollow PS2 Carlo Sleba. Beh, sì. E Bosco. È un fan di Xenia. Ma poi mai dovete andare io questo? Cioè sono comunque smarti, ma da linea alla palla non è molto distante. Quindi prima andati lì. Sì, ma lì non c'è. Il gatto per il mare? Sì. Comunque quanto è chiaro? Comunque anch'io oggi devo andare al mare, solo che c'era il torneo. Anche tu ci saresti andato. Beh, sì, ovvio, i lignanesi, figurati se non vanno al mare. E cosa giocate in spiaggia? Beachvolley? Grandi. Ci troveremo a fare un torneo di beachvolley. Altro che smash. Esatto. Le cose vere. La vita. No, torniamo, anche questa è seria, è molto seria, Smash. Non è un gioco. Ok, advantage di Bosco, bello quel come usa i neutral beat di Zelda.
anche quelli ovviamente, tutte le tech un po' stylish, sì. Sono molto assurdo, l'ho visto anche giocare, che è quello che fai? Anche Daisy. Daisy? Sì, si pensa a usare Peach. Forse gioco? No. Che mix up. Wow, che timing assurdo. No, ci vediamo. Ci vediamo. Ok, domenica prossima al Victory Road ci saranno i doubles. Seguiteci. Ciao ragazzi, salutatemi gli Hook. Ciao. Attenzione, no tech. Saltato nella smash. Oh, ma è già finita, vuol dire che ha vinto lui? Ha vinto lui? Cosa? La Junior. Ok. E Bosco costa un po' di rispetto. Proprio a me. Bella, anche il displacement del Phantom è un... non è necessario da imparare come Zelda, però è utile, ti protegge da tante cose, anche per i proiettili. Anche let's trapping sarà chiave. Però on stage Bosco sta dominando, tiene sempre stage, non si sta facendo cisare, ovviamente attento a non finire off stage, quello non doveva farlo. Strano di AI da Bosco, era un mix up sicuramente. Ci sono delle Zelda che non usano il displacement e fanno comunque buoni risultati. Però sì, capisco cosa intendi. Wall-E. Non lo so. Da dove è finito? Qua? Vabbè, ciao a tutti gli spettatori. Scusate il weak commentary. Non è mio forte. Neanche Smash è mio forte. Sei scarso, ma... No! È perché c'è tutta Monza. Sì, è andato a Monza. No, è andato a Milano e si è portato, tutti i fan. Guarda te. E quindi Bosco. Qua dobbiamo tifare per Bosco a quanto pare. Perché c'è tutta Monza che tifa per Sicco. Perché? Aspetta. No, scusa. Sì, non riesco. Anche io non. Con la stessa mute. Ah, il microfono? Qual è il computer? Oh, Banco Bat, vieni qui a giocare. Sì. Vale, va. Sono 5 euro, io lancio. 3, 2, 1, go! Sì, così. Puoi commentare. Devo giocare il prossimo sabato. Tu giochi sempre lo stream, giusto? Sì. Ho vinto il money match contro Siga 3-1 God. 50 centesimi. Perché ti servono 50? Money match in corso. No way, hai 5 euro in moneta. Forza serenissima. Lo vedi di perdere. Ridiculous, domineremo. Vi avviso già, serenissima. Aspettatevi grandi cose. A Icarus, a parte che non c'è stato. Ovviamente il tifo è tutto per smash, buono smash, di qualità. Vabbè, non so quale dei due sia più di qualità. Tra Zelda e un personaggio che cita. Mamma mia, Ah, non vale però.
Non vale, ma vero? Non no, vale. Come fa ad avere un Galapatax? Io sto pensando, perché tutti gli Sword no, usano la spada, tranne un certo coglione. Perché è troppo lunga quella spada. Ah sì, però Mimì, vabbè, anche Mimì. Ah, quindi troppo lunga, però diamo a Bowser quella stronzata là, no, ma va bene. Qui poi effettivamente certe mosse di Sephiroth sono un po' più forti di quello che si aspetta. Tipo... Ma in realtà sono, cioè, sono giuste, solo che non... Tanto... Lap Smash c'ha un blind spot. Lap Smash è quello lì in più. La per ogni tanto... Spappando, così. No, sì, beh, quello no, sì, è una tech segreta di Sicko che serve per attivare quando... serve per attivare la Super Saiyan Mode. Solo quando sto giocando con la gente più brava di tutti dice no, lo farei così. No, Sicko, vabbè ragazzi. Mi sa che è Unova Vibes. Mamma mia, è Bosco on point, Bosco on point. Quando Bosco fai tech chase con Ultra B, no way, killa. Bro, questo non faccio zitta! Perché ha killato a 79? Vaffanculo! Vaffanculo.